नमो भगवते वासुदेवाय ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय Om Ajnanati Mirandasya Om Ajnanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Tasmai Shri Gurave Namaha. Sono nato nelle più profonde tenebre dell'ignoranza e il mio maestro spirituale mi ha aperto gli occhi con la torcia della conoscenza trascendentale. Offro a lui il mio più rispettoso omaggio. Om Vishnu Padaya Krishna Prasadaya Bhutale Shrimate Manusevita Prabhutina Minedasyate Parupadasyami Magnaya Nirantanam Rupasya Kulami Shiksham Virakai Namastute Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Mitinamine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pasutyatra Dashatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Speciale saluto a tutti i devoti, tutti gli amici in questo momento in linea. Tutti coloro i quali mi ascolteranno questa lettura, questa analisi su un articolo del Back to Godhead, Back to Godhead in italiano chiamata Ritorno a Krishna, la rivista del movimento Hare Krishna. Fondamentale la rivista Ritorno a Krishna perché uno degli strumenti adottati da Srila Prabhupada, utilizzati da Srila Prabhupada per riportare tutti, appunto come dice il titolo della rivista, riportare tutti a Krishna. Nel dettaglio gli scopi sono i seguenti: aiutare la gente a discernere la realtà dall'illusione, lo spirito dalla materia, l'eterno dal temporaneo, evidenziare i difetti del materialismo, offrire guida nelle tecniche vediche della vita spirituale, preservare e diffondere la cultura vedica, celebrare il canto dei santi nomi del Signore come insegnato da Sri Chaitanya Mahaprabhu, aiutare ogni essere vivente a ricordare e servire Shri Krishna, Dio la persona suprema. Shri Krishna è Dio la persona suprema. Allora, l'articolo che leggeremo oggi è un articolo di Chaitanya Charan Prabhu dal titolo. Come diceva giustamente ieri sera Jagoranga, un bravissimo devoto, che lui lo... Ah, autore, non devota, voleva dire autore, un bravissimo autore. Allora, il titolo di questo articolo è La religione è l'oppio dei popoli. No, c'è un punto interrogativo. La religione è l'oppio dei popoli? Sottotitolo. Un attento esame di questa vecchia accusa alla religione ad opera di... Chi accusò la religione di essere l'oppio dei popoli? Marx. Allora, un attento esame di questa vecchia accusa alla religione suscita la domanda opposta: ma potrebbe l'ateismo invece essere l'oppio dei popoli? Di Chaitanya Charan Das. La religione è l'oppio dei popoli. Allora, la religione è l'oppio dei popoli è l'argomento che gli atei usano spesso per liquidare la religione, ma senza approfondire le sue tematiche fondamentali. Sebbene altri, prima di Karl Marx, abbiano sostenuto questa ideologia, fu lui a renderla famosa. La religione è il sospiro delle creature oppresse, il cuore di un mondo senza cuore, l'anima di una condizione di vita senza anima, e l'oppio dei popoli. Che cosa implica l'idea che la religione sia oppio? Gli atei sostengono che come l'oppio induce una sensazione illusoria
di benessere senza offrire alcun sollievo però reale, soltanto un'illusione momentanea, così farebbe la religione secondo questa teoria atea. Solo quando la gente, sempre secondo questa teoria atea, solo quando la gente rifiuterà le false speranze offerte dalla religione, si impegnerà per raggiungere il vero benessere. Molti sono influenzati dall'equazione religione uguale oppio. Molti sono influenzati da questa idea e sviluppano una visione negativa della religione senza però aver esaminato con spirito, Prabhupada lo definisce spirito filosofico, una mentalità filosofica. Qui il devoto dice sulla stessa linea, con spirito critico, senza aver esaminato con spirito critico la validità di questo confronto. Religione oppio, no? Religione oppio, confronto, non viene esaminato con spirito critico, con mentalità veramente filosofica. L'ideologia che equipara la religione all'oppio si basa su molte tacite premesse. Valutiamole ponendoci tre domande. Chaitanya Charanprabhu utilizza spesso questo modo di esposizione, appunti, analizza l'argomento sollevando degli argomenti affinché il lettore possa analizzare in maniera veramente critica, in maniera veramente filosofica e scientifica l'argomento in questione. Allora, valutiamole, cioè questa ideologia che equipara la religione all'oppio si basa su molte tacite premesse. Allora, valutiamole ponendoci tre domande. Vediamo quali sono queste tre domande. La prima domanda è: ma le speranze offerte dalla religione sono davvero false? Seconda domanda: possiamo ottenere il vero benessere senza la religione, come afferma questa teoria atea? Possiamo veramente ottenere il vero benessere senza la religione? Terza domanda: la religione devia la nostra energia dal vero benessere? Allora, prima domanda e il devoto l'analizza nel dettaglio. Prima domanda: le speranze offerte dalla religione sono false? La religione è solitamente incentrata sull'esistenza di un Dio benevolo, per la cui misericordia possiamo ottenere un mondo di felicità eterna, e ci ricorda spesso che il mondo in cui viviamo è una stazione, non è una destinazione. Quindi passiamo di passaggio, si dice, no? Siamo tutti di passaggio. Ci dice la religione, le religioni in generale, ci dicono siamo di passaggio, questa è solo una stazione, non è la destinazione finale. Appunto, un luogo di passaggio verso la vita eterna, quella è la nostra vera stazione, secondo la religione. Se vi soggiorniamo in questa stazione, se vi soggiorniamo secondo le indicazioni di Dio, la nostra esistenza darà buoni frutti nella forma di avanzamento verso la perfezione spirituale. Chiaro? La nostra esistenza darà buoni frutti nella forma di avanzamento verso la perfezione spirituale se noi seguiamo le indicazioni di Dio mentre siamo qui. Questo dice la religione. A proposito, nella Bhagavad Gita Srila Prabhupada ci informa che si può parlare di religione soltanto quando ci si avvale del concetto di Dio. Non sono considerate religioni quelle filosofie, quei pensieri che non si avvalgono del concetto di Dio. Quindi religione significa Dio, l'anima e la relazione d'amore che intercorre fra Dio e l'anima. Se non c'è Dio, non si può neanche parlare di anima, non si può neanche parlare di religione. Questo ci fa notare Srila Prabhupada nella Bhagavad Gita, in una spiegazione della Bhagavad Gita. Allora, andiamo avanti.
Queste convinzioni religiose sono forse false? Cioè che Dio sia buono, questo mondo è soltanto una stazione, siamo di passaggio, che Dio è misericordioso nei nostri confronti e che se noi ci uniformiamo all'indicazione che Dio ci dà circa il corretto soggiorno in questo mondo materiale, noi, dopo la morte, accederemo alla realtà spirituale, nel frattempo avanzeremo spiritualmente e alla fine accederemo alla realtà spirituale. Queste convinzioni religiose sono false? Utilizzando i metodi materiali di osservazione e quindi formulazione di un'ipotesi, potremmo non riuscire a dimostrare in modo conclusivo la verità ultraterrena di cui la religione si fa portatrice, che con gli occhi, con la nostra intelligenza, quindi se non possiamo dimostrare, verificare giustamente ciò che la religione propone, cioè una realtà ultraterrena, oltre la terra. Ma possiamo senz'altro vedere i suoi effetti sulla terra, terreni, ma adesso, cioè gli effetti della religione, possiamo vederli. A differenza dell'oppio, che nuoce alla nostra salute, quando viene utilizzato come intossicante, la religione si cura in vari, la religione ci cura in vari modi, fisicamente e mentalmente. Qui Chaitanya Charanprabhu, a sostegno di questo concetto, cita un libro intitolato Manuale di religione e salute, pubblicato dalla Oxford University Press, curato, redatto da alcuni PhD, insomma da alcuni professori, i quali in questo manuale di religione e salute hanno visionato con attenzione non meno di 2000 esperimenti di dominio pubblico che attestavano il rapporto tra la religione e tutto ciò che riguarda la pressione del sangue, le malattie del cuore, il cancro, l'ictus, la depressione, il suicidio, i disturbi psichici e perfino i problemi coniugali. Ecco alcune loro scoperte. Le persone che partecipavano ad un programma spirituale almeno una volta alla settimana vivevano circa 7 anni più a lungo di coloro che non lo facevano mai. Un altro punto, un'altra loro scoperta, è che nei giovani che seguivano la religione la tendenza ad abusare di droghe e alcol ed avere sesso precoce, a delinquere, a tentare il suicidio, era significativamente più bassa rispetto ai loro coetanei indifferenti alla religione, diciamo atei, non religiosi. Un'altra scoperta: le persone anziane con una profonda fede religiosa sentivano nella vita un benessere, una soddisfazione maggiori rispetto a quelle meno religiose. Qual è la conclusione di questi autori del libro Manuale di religione e salute, che hanno messo a confronto una pratica religiosa con gli effetti sulla salute anche psichica? Quali sono le conclusioni di questi autori? Aperte virgolette. Un alto QS, cioè quoziente spirituale, un alto quoziente spirituale di fede in Dio sembra essere benefico per tutti, a prescindere dalla condizione sociale, dal livello culturale e dall'età. Sembrerebbe che sia un alto quoziente spirituale benefico per tutti a vari livelli. Chiuse virgolette. Questi fatti sono talmente ricorrenti e convincenti che il dottor Patrick Glynn, nel suo libro Dio, la prova, nome, titolo altisonante, Dio, la prova, quindi questi fatti sono talmente ricorrenti e convincenti che questo dottor Patrick Glynn, nel suo libro Dio, la prova, espone in modo brillante le loro implicazioni. Aperte virgolette. Se questo credo religioso è un'illusione, se fosse un'illusione, comunque innanzitutto non è dannosa, come invece hanno postulato Freud e i filosofi moderni.
piuttosto è benefica per la mente e, cosa più sconcertante, anche per il corpo. Ma ancora più strano è il fatto che interagendo sinceramente con questa illusione, qui ancora la chiama illusione, però dice, però è un'illusione buona, cioè l'illusione oppiacea che fa male, l'illusione delle droghe fa male, questo dottor Glynn, nel Dio la prova, dice questa illusione, comunque afferma che è un'illusione, cioè però almeno è benefica. Allora dice, ma ancora più strano è il fatto che interagendo sinceramente con questa illusione, meditando e predicando, si possono creare nei sintomi delle malattie dei miglioramenti non spiegabili clinicamente. Chiuse virgolette. Il suo ultimo commento si riferisce a scoperte come quelle del dottor Herbert Benson, riportate nel suo libro La reazione al rilassamento, cioè la fede religiosa dà benefici che sono tanto maggiori quanto più la si apprezza in profondità e non a livello superficiale. E allora che cosa dobbiamo dedurne? La religione è forse un'illusione che in qualche modo procura accidentalmente dei benefici reali? Serendipity si chiama, serendipity, quando tu fai qualcosa e ti imbatti in qualcos'altro. Che non... cioè, fai qualcosa per ottenere un certo risultato e ti imbatti in tutt'altro risultato, che però quel risultato risulta essere benefico. Come la penicillina, famosa la storia della penicillina, che ha salvato tante vite e ha curato da mali incurabili fino a quel momento. Allora, che cosa dobbiamo dedurre? La religione è davvero forse un'illusione che in qualche modo, procura accidentalmente dei benefici reali? Ed è un'illusione a tal punto peculiare che più fede si ha, maggiori sono i benefici? C'è un'illusione talmente speciale, questa illusione, talmente particolare, che più fede si ha, maggiori sono i benefici? E questo è ciò che loro hanno osservato, che più fede si ha, più ci sono dei benefici, a livello fisico che a livello psichico. Quindi è un'illusione così speciale da avere addirittura degli effetti pratici, benefici, tangibili. In altre parole, quanto più crediamo che qualcosa di sbagliato sia giusto, tanto più delle situazioni pressoché irrisolvibili si risolvono? Si è capita la domanda? No, è uguale, sta dicendo la stessa cosa. Cioè, in altre parole, forse vorrebbe dire che quindi quanto più crediamo, se io credo che qualcosa che in realtà è sbagliato invece penso sia vero, allora, una cosa sbagliata è un'illusione, no? La religione è una cosa sbagliata, un'illusione, anche questi qui, gli ultimi, dicono la religione comunque è una cosa, non è irreale e quindi è una cosa sbagliata, no? Quindi noi dovremmo credere che quanto più io ho fede in qualcosa di sbagliato, però pensando che sia giusto, più ci credo, più delle situazioni pressoché risolvibili si risolvono. In questo dobbiamo credere che questa illusione della religione, illusione vera e propria, sia così speciale e particolare che più ci credo, pur rimanendo un'illusione, più ci credo, più mi risolve addirittura dei problemi irrisolvibili. In questo dovremmo credere che sia un'illusione così speciale la religione? Più chiaro adesso? Sì? Allora, invece di imporci un pregiudizio così contorto, questo è un pregiudizio contorto, cioè pregiudizio, loro formulano l'ipotesi assiomatica, cioè loro danno per scontato che la religione sia un'illusione, però un'illusione benefica, tanto è vero che più ci credi più stai meglio da un punto di vista fisico e psichico. E questa è un postulato contorto, è un'idea, è un presupposto contorto. Allora dice Chaitanya Charitamrita, dice, invece di imporci un pregiudizio così contorto,
Non possiamo aprire la nostra mente abbastanza da considerare invece una deduzione più logica e naturale? E se davvero invece... Allora, può essere che la religione non sia affatto un'illusione? Invece? Molto più naturale, no? Visto che ha degli effetti, come loro hanno constatato, degli effetti così pratici, così tangibili, benefici. Potremmo mettere in bilancio verosimilmente che la religione non sia affatto un'illusione? E se davvero la fede e la pratica religiosa fossero in grado di sintonizzarci con una realtà più profonda, procurandoci quindi di conseguenza un benessere psicofisico? Sembra più naturale, no? Più lineare, più logico, no? Più stringente come logica. Allora Chaitanya Charanprabhu dice: ma io sento già l'obiezione, aspetta un momento, la religione ha anche causato moltissima violenza e tante guerre, ma è proprio questa la realtà? È proprio vero che è così? Le statistiche rivelano che la violenza, cioè lui vuole dire, se non fosse invece questo, cioè che la religione ha causato tanta violenza e tante guerre, e se questa invece non fosse una propaganda atea di chi manipola i mass media, ti fa arrivare la notizia che vogliono loro, ti fanno credere quello che loro vogliono che tu creda, se non fosse una manipolazione, se non fosse loro propaganda, loro interesse di propagare questa idea che la religione genera guerra e violenza e sofferenza e fanatismo. Infatti lui dice: ma è proprio questa la realtà? È proprio vero che è così? Perché le statistiche, certe statistiche rivelano che la violenza ha predominato sempre nelle parti del mondo dove regna l'ateismo. In un libro intitolato Politica letale, due punti, il genocidio sovietico e le uccisioni di massa a partire dal 1917, questo libro di statistiche, documenta che le vittime del governo marxista ammontano a 95.200.000. Mentre, sempre dal 1917 in poi, i morti in battaglia nelle guerre straniere e nazionali del XX secolo hanno raggiunto 35.700.000 vittime. Con totale indifferenza, per un'analisi così seria, i sostenitori dell'equazione religione uguale oppio si pavoneggiano con arroganza intellettuale. Rifiutano sommariamente la fede, paragonandone gli effetti benefici alle allucinazioni provocate dall'oppio. E qui Chaitanya Charanprabhu ci sensibilizza a riflettere bene su un punto molto importante. Dice: rimuovere con aggressività ogni idea che contraddica le proprie convinzioni non ha forse a che fare con ciò che chiamano intolleranza? L'ideologia secondo cui la religione è oppio riflette un credo arrogante e intollerante, conosciuto come fondamentalismo ateo. Ovviamente si tratta di una fede che nasconde la propria intolleranza travestendosi da scienza, laicismo e progresso sociale. Ma se la spogliamo del suo gergo fuorviante, si mostra per quello che è l'ateismo, una fede fanatica nello scetticismo. Allora, seconda domanda. Seconda domanda, grazie alla quale possiamo valutare in maniera più critica la relazione, l'equazione oppio, religione uguale oppio. Seconda domanda, possiamo ottenere il vero benessere senza religione? Possiamo ottenere il vero
benessere senza la religione, come affermano gli atei, i quali dicono: quando ci saremo liberati dall'illusione della religione, potremo finalmente seriamente impegnarci nella realizzazione del nostro vero, reale interesse e benessere. Allora, possiamo ottenere questo vero benessere senza la religione, abolendo la religione? La religione in ognuna delle sue forme, che sia più elementare o più approfondita o scientifica, abolendola possiamo veramente raggiungere il vero benessere, come dicono gli atei, gli agnostici, i razionalisti? I cosiddetti razionalisti, attenzione, cosiddetti razionalisti. Allora, l'ateismo accetta il piano materiale di esistenza come l'unica realtà, ok? Tutto qui, tutto quello che vedi è ciò che esiste davvero, non c'è nient'altro dopo, l'aldilà, è solo al di qua, non c'è al di là, è tutto quello che vedi. Quindi l'ateismo accetta questa visione, perciò ritiene che si possa ottenere qualsiasi forma di benessere esclusivamente su questo piano, piano materiale. L'ateo crede che se la gente smettesse finalmente di prendere quest'oppio della religione, potrebbe finalmente impegnarsi nella conquista del vero benessere sul piano materiale, l'unico reale, dicono loro. Va bene? Se la smetti di pensare al dopo e ti impegni adesso che non c'è un dopo, lo dicono proprio. Grandi personaggi, molto intelligenti, dotati di una grande intelligenza, di grandi facoltà intellettuali, affermano c'è solo una vita e non ce n'è un'altra. Questa è, non ce n'è un'altra. Non perdere tempo, non sprecare energie a lavorare per un dopo che non c'è. Impegnati adesso, sfrutta le risorse a tua disposizione adesso. Impegnati adesso, non perdere tempo. Allora loro affermano questo, no? L'ateo crede che se la gente smettesse di prendere l'oppio della religione, si impegnerebbe finalmente nella conquista del vero benessere sul piano materiale, qui e ora. Diffondere l'ateismo e segregare la religione ai margini della vita sociale e intellettuale, come è avvenuto di recente in molte parti del mondo, ha forse reso questa speranza una realtà? Niente affatto. C'è la speranza che si possa essere felici in questo mondo pensando, essendo persuasi del fatto che esiste solo questo mondo. Questa è una speranza, questa è una loro speranza. Allora, questo diffondere tale idea ha forse generato del benessere? Niente affatto. Il piano materiale di esistenza è contrassegnato dalla sofferenza e dalla morte, giusto? Si muore e nel frattempo si soffre. Si soffre per le malattie, si soffre per la vecchiaia. Allora, perfino Marx, nel dire la religione è oppio, si è riferito ai popoli come a creature oppresse, cioè che soffrono. Se rifiutiamo la religione perché la consideriamo un oppiaceo, ci liberiamo forse dall'oppressione della nostra inevitabile morte? No, perché l'ateismo ci inchioda alla materia e all'esistenza materiale, ambedue temporanee. Materia ed esistenza materiale, ambedue temporanee. La morte. Viene, sì, questa paura costante della morte, sì. Allora, ateismo significa: siamo esseri materiali e finiremo con la morte. La morte arriva in modo arbitrario per tutti e in qualsiasi momento può arrivare. Ci butta fuori dalla vita interamente e definitivamente. Punto. Questo è ateismo. In ultima analisi la nostra vita non ha senso né scopo. Non siamo che agglomerati di materia le cui particelle si muovono incessantemente ed inutilmente.
Come può una visione così triste, logorante e avvilente del mondo favorire il benessere? Come può? Steven Weinberg, di fisico teorico e ateo, dichiara: più comprendiamo l'universo, più esso ci appare privo di scopo. Una visione tanto cupa della vita suscita in molti il dubbio che la vita stessa abbia un qualsiasi valore. Albert Camus, o Camus, non lo so, lo afferma esplicitamente all'inizio del suo saggio Il mito di Sisifo. Sai che Sisifo? Hai sentito Sisifo? Il mito di Sisifo, una mitologia, credo, greca. Sisifo è questo personaggio mitologico che aveva offeso gli dèi in molti modi, ma veramente in tanti modi. E gli dèi decidono di punirlo a questo supplizio eterno nel Tartaro, negli inferi, di spingere un masso, spingerlo su fino alla cima della montagna. Per un attimo Sisifo pensa, dopo essere arrivato con grande fatica, aver spinto questo masso, essere arrivato in cima alla montagna, pensa: ah, ce l'ho fatta finalmente. Cosa succede? Questo masso rotola giù dall'altra parte, a valle, dall'altro lato della montagna. Allora lui riscende e rispinge su, con grande fatica questo masso fino alla cima della montagna. Ah, ce l'ho fatta. No, boom, rotola dall'altra parte. E lui di nuovo scende e lo spinge, e questo per l'eternità. Il famoso supplizio di Sisifo. Allora, Albert Camus, diciamo, lo leggo così come c'è scritto, potrebbe essere francese Camus, non lo so. Albert Camus lo afferma esplicitamente all'inizio del suo saggio Il mito di Sisifo. Dice: esiste una sola questione filosofica seria, cioè una sola questione filosofica che valga veramente la pena di affrontare. Sapete qual è secondo lui? Il suicidio. Va presa sinceramente in considerazione, perché se niente a scopo, vedo che scrivo, capisci? Lui dice: sei suicidato, sei buttato giù, ti credo. Diffondono questa idea che nulla ha senso, che la vita viene dal caso e dal caos, non c'è scopo. Esiste una sola questione filosofica seria ed è il suicidio. Dopo non c'è niente, è tutto qui, e quello che c'è qui è sofferenza, vecchiaia, morte. La faccio finita subito, perché devo aspettare, giusto? Perché devo aspettare tanti anni se poi alla fine devo comunque morire? E non c'è Dio, non c'è peccato, non c'è giudizio, non c'è al di là, non c'è paradiso, non c'è premio, non c'è colpa, non esiste un Dio che mi ha fornito questo corpo per uno specifico scopo, non esiste niente di tutto questo. Per caso la materia ha dato origine a me, che sono materia, sono un prodotto della materia. Nel corso di grandi di tempi molto lunghi sono venuto fuori io, l'umanità e altri esseri viventi. Ma non ha senso, non ha scopo, non ha, vengo dal niente e al niente ritorno. Perché prima di arrivare al niente, venendo dal niente, prima di arrivare al niente, perché devo soffrire per arrivare comunque poi al niente? Se il mio traguardo è il nulla, perché devo soffrire così tanto? La faccio finita prima. Una visione del mondo senza Dio e senza anima rende la vita insignificante, priva di senso e di scopo, porta alla disperazione. Milioni di persone si lasciano travolgere da inutili distrazioni come i videogiochi, i programmi sportivi e i films. Perfino gli atei trovano sgradevoli a volte queste manie. Parliamo proprio di manie, come diciamo sempre, no? Autosedativi, il vero oppio, per non pensare. Infatti si chiama entertainment, intrattenimento, cioè ti intrattengono queste cose mentre stai avviandoti inevitabilmente verso la morte. Intanto ti intrattengono. Allora, perfino gli atei trovano sgradevoli queste manie. La fondatrice degli atei americani, infatti, che si chiama Madeline Murray O'Hare, ha dato,
ha dato la sua opinione sulla società contemporanea. Marx aveva torto. L'oppio dei popoli non è la religione, ma il baseball. Manca purtroppo la consapevolezza che etichettare la religione come un oppiaceo allontana le persone dalla fede, costringendole a rifugiarsi in oppiacei come il baseball e simili, e cose simili. Terza domanda da analizzare scrupolosamente per comprendere se davvero è giusta e corretta la relazione, la equazione religione uguale oppio. Facciamoci quest'altra domanda e analizziamola. La religione devia la nostra energia dal vero benessere? Gli atei sostengono che proprio come l'oppio, anche la religione distolga le persone dall'operare per il vero benessere. Ma sarà vero? La religione dirige la nostra visione verso un mondo eterno, il regno di Dio. E questa speranza ultraterrena ci rende forse, come dicono loro, indolenti o incapaci di operare in questo mondo? È proprio come dicono loro che il fatto di essere proiettati verso l'aldilà, verso il regno di Dio, renda inoperosi in questo mondo? Tanto da dire, toglila, evita di pensare a queste illusioni, cancelliamo queste illusioni, impegnati adesso. Come se i religiosi, diciamo le persone che praticano vita spirituale, rimangano lì inebetiti a visualizzare un mondo dopo la morte, e nel frattempo il tempo passa e non fanno niente, e non si adoperano. Allora, no, non è così. Non si può certamente negare che alcuni religiosi trascurino le loro responsabilità materiali, ma lo fanno perché fraintendono o applicano male i precetti della religione. Qual è il vero contributo della religione? Ce lo insegna la storia. Per esempio, i credenti hanno creato molte tra le più belle opere d'arte, di architettura e letteratura, anche di pittura. La loro fede non li ha portati a rifiutare le cose di questo mondo per amore di Dio, piuttosto li ha ispirati a fare cose meravigliose in questo mondo per glorificare Dio, innanzitutto. Iniziamo ad analizzare anche questo. Poi, la fede religiosa ha motivato milioni di persone a compiere atti di carità e compassione, o no? Oltre a guardare i contributi pratici che la religione ha dato al mondo, dobbiamo valutare la sua attitudine concettuale nei confronti del mondo e così appurare se la religione ha davvero un effetto oppiaceo. Senza dubbio essa ci promette un mondo migliore al di là di questo mondo. Nel contempo, se è vera la prima asserzione, che sì, è vero, la religione ci promette un mondo migliore al di là di questo mondo, ma non dice di rifiutare questo mondo in tutti i sensi, perché nel contempo ci insegna che per ottenere quel mondo dobbiamo agire moralmente e responsabilmente in questo mondo adesso. Questa ingiunzione contribuisce, indubbiamente, la storia lo insegna, a migliorare il mondo in cui viviamo. La visione vedica del mondo ci mostra che il nostro sviluppo spirituale ci conduce attraverso quattro fasi progressive. Dharma, la pratica religiosa. Artha, la prosperità economica olistica sotto tutti i punti di vista. Kama, la soddisfazione fisica ed emotiva. E infine Moksha, la liberazione dall'esistenza materiale. Traccia dunque un piano generale che integra il benessere terreno e quello ultraterreno. In modo analogo, la Bhagavad Gita si fonda su un appello all'attivismo devozionale in questo mondo. Krishna non dice ad Arjuna, lascia tutto, vai a meditare, combatti, dice, combatti.
combatti per me. Combatti per me. Arjuna voleva rinunciare al mondo, veramente, era Arjuna che voleva rinunciare al mondo, e Krishna gli dice, bravo, tu sì che hai capito tutto, no? Gli dice, Krishna lo spinge a impegnarsi nel mondo e a impegnare il mondo nel servizio devozionale, stabilendovi le regole della moralità e della spiritualità. Gli insegnamenti della Bhakti racchiusi nella Gita offrono un percorso dinamico grazie al quale possiamo dare un contributo a questo mondo mentre ci prepariamo a raggiungere l'altro mondo, quello spirituale. La pratica della Bhakti ci insegna a non mitizzare, cioè a non idealizzare, ma neanche a demonizzare questo mondo, bensì a farne un buon uso per conoscere Dio. Molte persone, inclusa la maggior parte degli atei, idealizzano il mondo rappresentandolo come il luogo in cui realizzare le proprie fantasie. Quando però poi esso colpisce inevitabilmente, distruggendo i loro sogni, le loro aspirazioni di successo, talvolta oscillano fino a raggiungere addirittura l'estremo opposto e lo demonizzano. E prima lo vedevano come lo vedevano come, come si dice? Come si chiama? Vabbè, lo vedevano come l'albero della cuccagna, diciamo, l'albero di cuccagna. Il paese dei balocchi, l'albero di cuccagna. Poi invece, frustrati nelle loro aspettative, lo demonizzano. Questo mondo crudele, questo mondo ingrato. Allora. Lo dipingono come un luogo intrinsecamente malvagio da evitare ad ogni costo. Li omitizzano o demonizzano. La Bhagavad Gita invece ci esorta a sottrarci sia dall'attaccamento che dall'avversione, sottrarci, a evitare sia l'attaccamento a questo mondo che l'avversione da questo mondo, dicendo che sono due aspetti della stessa medaglia, è la stessa medaglia della concezione materialistica contaminata dalla cupidigia. E invece la Bhagavad Gita ci dice di puntare all'equilibrio tra i due poli dell'idealizzazione e della demonizzazione. Equilibrio. Inoltre la Gita afferma che il mondo a chi appartiene? Appartiene a Dio, a Krishna, e deve essere quindi impiegato al suo servizio. Quando offriamo con amore le risorse del mondo al Signore del mondo, il contatto devozionale con la purezza assoluta del Signore ci purifica. Quando offriamo con amore le risorse del mondo al Signore del mondo, ci purifichiamo. Questa purificazione rimuove gli strati di ignoranza e di oblio, di dimenticanza che oscurano da tempo immemorabile la nostra identità. E mentre realizziamo a poco chi siamo veramente, comprendiamo che l'offerta di servizio devozionale a Krishna è la nostra attività naturale ed eterna. Perché? Perché siamo suoi amati figli. È per quello che è naturale ed eterna, perché siamo suoi amati figli. Questa comprensione ci ispira a continuare il nostro servizio a Krishna con convinzione e devozione. Poi, mentre percorriamo la via della realizzazione spirituale, scopriamo che tutta la pace e la gioia che cercavamo costantemente all'esterno erano già presenti all'interno del nostro cuore insieme a Krishna. La sorgente di ogni pace e di ogni gioia, Rama. Anche Krishna. Krishna significa la gioia più grande. Lo scopo finale del mondo è aiutarci a ottenere questa realizzazione. Lo scopo finale del mondo è quello di ottenere proprio questa realizzazione. La saggezza della Gita ci insegna dunque a relazionarci col mondo stando alla larga dagli estremi della mitizzazione e della demonizzazione, indicandoci la via di mezzo, ossia il giusto impiego delle risorse,
ci eleva alla perfezione della vita, realizzare Krishna. Srila Prabhupada personifica questo dinamismo devozionale del nostro tempo, nel nostro tempo, scusate. Srila Prabhupada personifica questo dinamismo devozionale, questa via mediana, nel nostro tempo. La religione della Bhakti lo rese forse inattivo quando avrebbe potuto essere attivo? Lo rese inattivo la sua devozione a Krishna? Lo rese inattivo? Lo rese fermo, imbambolato a meditare? Monolitico? No, assolutamente no. Addirittura lo rese, questa sua devozione, la religione della Bhakti, lo rese super attivo ad un'età in cui la maggior parte delle persone diventa inattiva. Mio nonno è una persona attivissima, ma traduce la sua attività, il suo essere attivo, uscendo di casa, andando a fare la spesa, andando al villino, al mare, a potare un po' le pianticelle, cioè, capito? Questo è, fondamentalmente è inattivo, diciamo, bene. Srila Prabhupada, in un'età nella quale normalmente uno diventa inattivo, per ovvie ragioni molto spesso anche fisiche, nonostante invece avesse più di 70 anni, Srila Prabhupada fece molte volte il giro del mondo, scrisse decine di libri e fondò più di 100 templi. Per lui la religione non aveva affatto un effetto piaceo, ma rivitalizzante. Questo medesimo potere rigeneratore della religione è a disposizione di tutti. Ciò che dobbiamo fare è assimilare e applicare i principi della Bhakti, che la Bhagavad Gita indica come il summum bonum della religione. Il vero contributo della religione, specialmente nella sua espressione più elevata, la Bhakti, cioè il servizio di devozione, è ben lungi da quello di uno piaceo. È inoltre molto più di un semplice miglioramento della salute fisica e mentale, anche se questi due effetti possono pure manifestarsi. La religione dà un indirizzo permanente e appagante al nostro profondo bisogno d'amore. Rende così la nostra vita piena di senso, di scopo e di gioia. Niente arricchisce la nostra vita come la Bhakti. D'altra parte l'ateismo, di contro, l'ateismo, svilisce la vita trasformandola in un mero accidente. La vita è qualcosa che è accaduta mentre la materia faceva il suo lavoro, la fisica, la chimica facevano il loro lavoro, sono venuto fuori io come sintomo, come effetto collaterale, una sequela di elementi chimici senza vita. Offre meno di un motivo di compassione e ogni ragione di usare tutto e tutti per il proprio piacere. Cioè, siamo qui per caso, almeno godiamoci il più possibile. Charvaka Muni diceva, goditi la vita. Mangia, bevi, fai sesso, procacciati tutto il piacere che puoi procacciarti, anche rubando. Tanto. Quando finisce questo corpo, diciamo la vita, finisce tutto. Quindi almeno te la sarai vissuta fino in fondo la vita, no? Godendo, cioè. Per l'ateo questa vita è tutto ciò che esiste. È fatta solo per divertirsi e non c'è un Dio che possa testimoniare come ci siamo procurati quel piacere lì. Una simile visione del mondo crea immoralità, ovviamente, corruzione e degrado. Se permettessimo quindi all'evidenza e alla ragione di parlare, dovremmo forse capovolgere la domanda. Non potrebbe essere l'ateismo, l'oppio dei popoli? Un oppio ingannevole, devastante, propinato all'umanità in nome della scienza, del laicismo e del progresso sociale, ma che in realtà corrode le fondamenta del nostro benessere materiale e spirituale. Hare Krishna. Srila Prabhupada, Ki Jai. Ritorno a Krishna, Ki Jai. Auguriamo a tutti quanti una felice giornata in coscienza di Krishna. Ci rivediamo domani mattina con uno studio sullo Srimad Bhagavatam. Siamo arrivati all'ultimo capitolo del canto quinto, cui si stanno analizzando i pianeti infernali. Hare Krishna. Srila Prabhupada Ki Jai.